Ciao a tutti, eccoci qui con un tutorial natalizio. Sapete che a me piace molto la vibe grunge insomma, ogni tanto cerco di, come dire, utilizzare magari prodotti che ho lì da un po' o di cui comunque non si parla moltissimo, ma che possono tornare utili, possono essere validi e altro. Oggi voglio usare prodotti Rimmel e voglio fare un trucco occhi, guance, labbra con un solo prodotto. Ovviamente aggiungerò qualcosina giusto per dare un twist in più, però insomma la base è quel prodotto lì e si tratta di questo rossetto che si chiama Lasting Finish Extreme nella colorazione 800 Salty, che è bella scura, eccola qui. Ne ho anche altri, però insomma questa mi sembrava adatta da utilizzare su occhi, guance e labbra. Quindi vediamo se porto a casa qualcosa, un po' una sfida, sigla e cominciamo. Ok, allora prima di cominciare però vi tocca sempre la solita intro, ovvero se non siete iscritti al canale iscrivetevi, attivate la campanella così non vi perdete i video dei prossimi giorni, lasciate un like e un commento qui sotto, sapete che per me è davvero importantissimo il vostro supporto. In più, se vi va, potete trovarmi su tutti i social che trovate nell'info box, vetrina di Amazon compresa. Magari, insomma, può tornarvi utile per i regali di Natale. Sapete che tutti i prodotti che vi ho aggiunto sono prodotti che ho provato e che mi sono piaciuti. Quindi, insomma, se sono lì significa che appunto li ho testati. Magari ve ne ho anche parlato nei vari video e che per me sono dei prodotti validi. Comunque, bando alle ciance, cominciamo col trucco. Prima di utilizzare il prodotto protagonista, vado a proteggere un po' la palpebra con un velo di correttore in modo da evitare che si macchi troppo. Questo è sempre di Rimmel, si chiama The Multitasker. Passo poi al rossetto. Mi dispiace che il mio sia un po' rovinato, ma ci avevano messo lo scotch, quindi questo è quanto. Come vi ho detto, è il numero 800 Salty ed è questo viola intenso, viola, vinaccia, come sempre. Sapete che io sono una fan del multitasking, quindi mi capita spesso di usare i prodotti che magari sono dedicati alle labbra, anche sugli occhi, sul viso, insomma, mi piace sperimentare. Beh, molto carino. Io l'ho sfumato col dito, se voi preferite potete utilizzare un pennello. Di Rimmel io ho questa palette qui che è sostanzialmente la dupe della Naked Heat. Non voglio stravolgere il colore della base, voglio fissarlo leggermente e aggiungere un tocco luminoso. Quindi inizio con il penultimo ombretto che vado a mixare un po' anche a quello prima in modo da creare un colore che si avvicini un po' a questo. Scarico l'eccesso e vado più che altro qui a fissare e sulla piega. E come ombretto luminoso a centropalpebra vado a scegliere questo qui che ha un riflesso un po' rosato, secondo me. Lo applico col dito in questo modo. È un rame con un riflesso un po' rosa. Trovo ci stia molto bene. Vado di eyeliner, anche questo è di Rimmel, si chiama Exaggerate Eyeliner
Questo mi piace, non è totalmente matte, non è super super nero, però devo dire che il colore si può costruire, è molto facile da applicare a mio avviso. Ok, non è proprio perfetto, ma va bene così. Passiamo quindi al viso. Inizio di nuovo con il correttore. Questo è sempre il The Multitasker. La mia colorazione è la 050 Sand. Posso applicare anche solo rossetto, ma il correttore, insomma, aiuta un pochino a sfumare e la texture è proprio adatta alla pelle. Adesso questo è un colore anche un po' particolare, devo dire che a me piace. Aggiungo un altro po' di correttore, appunto, in modo da sfumare meglio, soprattutto qui. Per le sopracciglia invece inizio con l'eyebrow di Mulac per fissarle. E le vado poi a definire con questa Brow Pro Micro che io ho nella colorazione 004 Dark Brown e 003 Soft Brown. E passo poi a quella più scura. Ok, termino gli occhi applicando un punto luce nell'angolo interno e vado a fare un mix tra il colore più chiaro, bianco, e il terzo che è un doratino. Come mascara scelgo quello di Amazon Beauty.
e prima di applicare il rossetto vado a scaldare un po' l'incarnato con il bronzer. Il mio è il solito di Eufydra che sto terminando. E termino quindi con le labbra. Applico rossetto senza matita, se serve la aggiungo poi. Un trucco per uniformare un po' di più un colore del genere è applicarlo in abbondanza, sistemarlo bene e poi tamponarlo con una velina. Così. In modo da togliere tutto l'eccesso e eventualmente ripassarlo. Eccoci qua. E questo è il look terminato, un po' alternativo, però secondo me è interessante. Ovviamente, insomma, se non vi piacciono queste labbra scure, potete scegliere anche un altro colore, però insomma diciamo che così si perde un po' il fatto di usare un solo prodotto su occhi, guance e labbra, e ovviamente potete scegliere il colore che vi piace di più. Ma insomma mi piace perché comunque il risultato è diverso sugli occhi, sulle guance e sulle labbra, nonostante il prodotto sia lo stesso. E quindi se siete arrivati fino a qui lasciatemi un emoji viola o natalizia qui sotto nei commenti, fatemi sapere se questo look vi è piaciuto, se avete mai provato questi rossetti e se il brand Rimmel vi piace e utilizzate qualcosa. Io vi saluto e vi aspetto a domani, ciao!